Buonasera a tutti. Sente? Sì. Saluto soprattutto tutti i ragazzi che sono intervenuti. Io, non come infiltrato, ma sono andato a vedere anche le altre presentazioni. Sono contento, ci sono tanti ragazzi, siete il nostro futuro. Per cui le buone speranze cominciano da loro. Io ho 63 anni. Nel 1990 avevo deciso di aiutare col mio apporto la Iguglia. Ho fatto parte quindi di una lista allora politica, ho ricoperto l'incarico di vice sindaco e assessore al commercio nell'amministrazione con Gerolamo Maglione. In quella lista lì abbiamo avvertito effettivamente che già in quegli anni cominciavano dei grossi problemi in questo paese, rappresentati dai cambi di destinazione d'uso delle attività alberghiere. Abbiamo cercato di mettere in mano, con una delibera al numero 42, famosa allora in quegli anni là, per frenare il cambio di destinazione. Siamo stati messi alla gogna da tante persone che comunque non vedevano, anche albergatori, che comunque non vedevano più un futuro in questo paese. Altri per fortuna ci hanno creduto. Poi sono arrivate le Colombiadi nel 92, hanno dato degli incentivi. Quindi è arrivata la regione Liguria, indicando dei piani più precisi per le trasformazioni alberghiere. Noi, nostra intenzione, visto che adesso il PUC dopo tanti anni forse riuscirà a vedere di nuovo la luce, ad aiutare chi è rimasto e chi intraprenderà questa attività che è assolutamente essenziale per la vita di Liguria, con delle grosse promozioni, con dei grossi incentivi a livello sia strutturale che a livello di servizi per le attività alberghiere, che vuol dire parcheggi, anche possibilmente inseriti nel PUC, quindi con zone dove con massima agevolazione riusciranno a dare servizi migliori di quelli che attualmente riescono a dare, perché il territorio nostro oggi non li offre. L'altro problema che io intravedo, perché sono 42 anni che svolgo attività di commerciante, ho un bar in centro storico. Tanti anni fa il centro storico viveva di luce sua, attualmente è difficile, è molto difficile, come tanti altri sanno, perché la popolazione è diminuita, perché per tanti motivi non riusciamo ad accogliere durante i periodi invernali, nonostante gli sforzi che possiamo fare, ad accogliere il numero di persone che ci viene a trovare. Per cui rivedremo il piano dei Deor, premiando e assolutamente mantenendo chi ce l'ha già, ma cercando di incentivare, perché l'offerta e l'ospitalità nel periodo invernale deve essere migliore, deve essere più qualificata e deve essere aumentata. L'altro problema che nel commercio, perché io parlo di commercio perché lo vivo direttamente, lo vivo sulla mia ma sulla pelle di tanti altri colleghi e amici che vedo qua presenti, sappiamo tutti i nostri problemi e quindi li viviamo addosso. L'altro problema è che le attività chiudono, quindi faremo un'agenzia dell'artigiano, perché bisogna migliorare assolutamente la presenza artigianale nelle botteghe di Liguria, perché l'artigiano qualifica, l'artigiano dà qualità, come vediamo in tanti altri borghi vicino a noi. Chiaro che tutto deve essere collegato insieme, l'albergo, l'unità ricettiva, il commercio e durante la stagione estiva la spiaggia, ma la spiaggia è molto migliorata grazie agli investimenti degli stabilimenti marini e grazie agli investimenti regionali verso gli stabilimenti balneari. Però gli altri non possono perdere colpi, per cui devono stare a ruota, ma verranno assolutamente aiutati dalla nostra amministrazione, se ci darete consenso e se saremo eletti. Perché la vita di una persona è fatta di affetti, ma di lavoro, è fatta di tempo libero, ma purtroppo senza il lavoro tutte queste altre cose che collegano la vita non ci possono essere. Avete avuto la forza di rimanere qua,
bisogna adesso stringere ancora di più, però io vedo la possibilità di migliorare, perché io faccio anche un discorso di comprensorio. Il comprensorio è ricchissimo delle nostre strutture. Abbiamo un aeroporto che non è sfruttato. Abbiamo un golf che ci invidia praticamente tre quarti dell'Italia e tutto il nord Europa, e lo usiamo giusto per fine a se stessi. L'ippodromo non funziona. Tutte strutture che abbiamo a quattro passi. Però ognuna vive di luce sua. Il comprensorio in Gauno, il comprensorio andorese, è ricchissimo di attività artigianali. Vediamo gli ultimi investimenti che sono stati fatti. Abbiamo visto la cantina Preiello, non per fare pubblicità uno all'altro, abbiamo visto la Colombera, abbiamo visto gli investimenti di tanti privati che ci credono. Per cui se queste persone qua, che hanno grossi capitali, vengono ad investire in questa zona, vuol dire che c'è possibilità. Anche a quelli, gli stessi albergatori che rimangono, hanno fatto grossi investimenti, hanno potenziato la qualità di Leguedia rispetto a solo che 10 anni fa. Per cui noi dobbiamo assolutamente crederci nel nostro territorio, però credere nel nostro territorio vuol dire collegarlo al comprensorio. Leguedia deve farsi promotore, come dicevano già i miei colleghi prima, fare una tavola rotonda con gli altri sindaci del comprensorio, perché non è più possibile viaggiare da soli. Tanti hanno la mia età, se lo ricordano. Leguedia era il quarto comune in Europa come numero di presenze turistiche e numero di abitanti. In Europa parliamo. Facevamo quasi 600.000 presenze annuali. Oggi, purtroppo, la stagione è troppo corta per poterci permettere di mantenere le nostre strutture. Quindi dobbiamo assolutamente vivere questo discorso a livello comprensoriale, che ci potrebbe dare e ci può dare la possibilità di allargare, facendo turismo di qualità e facendo un turismo migliore. Non che oggi non vada bene, perché le Leguedia-Lazio sono perle rispetto a tanti paesi vicino come qualità, però dobbiamo assolutamente alzarlo, e soprattutto nella stagione invernale dobbiamo potenziarlo, perché la stagione con 2 mesi e mezzo di lavoro è troppo corta per le spese che ci chiede lo Stato, che ci chiede alle nostre attività, che ci chiede alla nostra vita. Non è possibile continuare a vivere lavorando 2 mesi e mezzo, lo sapete benissimo. Per cui vi chiedo di dare la possibilità a questo paese di cambiare. Per cui, se avete la voglia, forza Leguedia, forza cittadini leguediesi, perché il futuro sarà migliore, deve essere migliore. Vi ringrazio.